edizione del Corsa di Santo Stefano, primo Gran Premio P6. Gentili telespettatori, una mattinata di sole presso il ristorante 44esimo parallelo ha accolto i partecipanti a questa bella manifestazione organizzata dall'Unione Ciclistica Pistoiese con la supervisione di Fausto Dainelli, che ha curato da grande esperto di ciclocross questa bella giornata. Una giornata che, come vi dicevo, è stata positiva sotto i tanti punti di aspetto, ha portato tanti giovani e tanti appassionati di questo sport sulla collina pistoiese, con il ritrovo che si è svolto presso il ristorante 44esimo parallelo e poi le operazioni di gala che invece sono andate in scena in questo bellissimo scenario che avremo modo poi di conoscere nel corso di questa nostra sintesi che ci porterà a seguire tutte le manifestazioni partendo dallo short track riservato ai ragazzi della categoria giovanissimi dai G1, anzi dai G0 ai G5. Infatti si parte con la prima gara che vede insieme gli atleti della G0, della G1 e della G2, una prima gara a cui, come vedete, prendono il via in 5, 5 atleti che quindi per la prima volta quest'oggi pedalano su questo bel tracciato disegnato proprio da Fausto Dainelli, che poi, con le dovute modifiche ovviamente nel corso del pomeriggio, andrà ad ospitare le categorie maggiori fino alla categoria Open. E questo è infatti un po' il bello del ciclismo nel ciclocross, praticamente. Dai G1 ai professionisti si sta tutti insieme in una bella giornata. Conclude la prova il primo atleta, è un G1, si tratta di Alejandro Di Riccio della Calube Progetto Giovani, mentre per quanto riguarda la categoria G2 transita in prima posizione Niccolò Riccardo, sempre della Calube Progetto Giovani, davanti a Francesco Galigani della Polisportiva Mille Luci Ciclismo e Daniele Martinelli della Calube Progetto Giovani. Tra i G0 la fermazione di Lorenzo Mannelli della Borgo Nuovo. Queste quindi le prime gare che si sono, le prime categorie che si sono completate quest'oggi. Adesso anche gli ultimi atleti vanno a tagliare il traguardo. E adesso andiamo a seguire una categoria bella numerosa come la G3, che vede in partenza agli atleti, anche due ragazze al via in rappresentanza della Borgo Nuovo e dell'Olimpia Valdarnese, quindi si sta per prendere il via in questa seconda batteria di giornata che vede schierarsi le atlete e gli atleti della categoria G3. Prendono il via adesso. Il percorso che vediamo in questa fase ovviamente non è il percorso che andranno ad affrontare gli atleti delle categorie maggiori, ben più impegnativo, con anzi un tratto, lo vedremo in seguito, che metterà a dura prova anche i più bravi, anche i più allenati, con una salita che andrà ad forzare molti dei partecipanti addirittura dallo scendere dal mezzo meccanico. Sarà davvero molto interessante poi seguire le gare più avanti nel corso della giornata. Continuano i ragazzi della categoria G-Train, questo frangente, a pedalare sul tracciato disegnato dagli organizzatori dell'Unione Ciclistica Pistoiese. Vi ricordo che stiamo seguendo le immagini del primo cross di Santo Stefano, primo Gran Premio P6, una giornata interamente dedicata al ciclismo giovanile che viene seguita con attenzione da tutti gli appassionati del ciclocross in mattinata e poi invece nel pomeriggio con le categorie maggiori, si partirà con i G6 che poi sono coloro che andranno ad affrontare il campionato italiano nella categoria esordienti primo anno a gennaio. Poi la categoria esordienti, la categoria allievi e via via tutti gli altri per una vera e propria giornata a 360 gradi del ciclismo. Qui vediamo Fausto Dainelli assieme ad una delle grandi protagoniste della prova femminile Open di questo pomeriggio, indiscussa Alessia Bulleri, grande protagonista del ciclismo femminile. Andrea Nannini conclude in prima posizione nella G3 per quanto riguarda
La seconda posizione è Mattia Simonetti della Calupe Progetto Giovani, mentre Nannini veste la maglia del gruppo sportivo Borgonuovo. Nella terza piazza invece Matteo Gabelloni, quarto è Ruggero Lombardi, quinto Damiano Petri. Tra le ragazze invece si è affermata Nelia Cabetai della Borgonuovo davanti a Mia Costantini dell'Olimpia Valdarnese. Questo è l'epilogo della prova che è riservata alla categoria GR3. Adesso continueremo con la G4, la G5 e poi inizieremo a fare più sul serio con gli atleti della categoria G6, ovvero coloro che, come vi dicevo, saranno poi esordienti primo anno a Monteprate e si contenderanno il titolo di campioni italiani in questa categoria, quindi devono già iniziare a fare il polso a quello che poi sarà l'epilogo e l'evolversi di questa stagione, che con il cambio dell'anno, con l'ingresso nel 2016 per ragazzi che oggi sono G6, segna l'ingresso nella categoria esordienti. Partono anche gli atleti della G4, noi li lasciamo sfilare con la nostra telecamera, buona la partecipazione anche in questo caso, tutti atleti della categoria maschile, non ci sono ragazze alla via nella G4, quindi seguiamo con attenzione questa prova. Vediamo subito un'andatura molto sostenuta in testa, sono ragazzi giovani, questi sono ragazzi, molte di loro alle prime esperienze nel ciclocross, quindi questo è anche il modo per testare, magari scoprire se qualcuno di loro ha delle abilità particolari di guida o anche solo per divertirsi in una giornata che nella pianura della Piana Fiorentina ha riservato tanta tanta nebbia, mentre qua sulle colline dell'Appennino Pistoiese il sole riesce a riscaldare i tanti appassionati che sono intervenuti in questa bella giornata di ciclismo qui al 44esimo parallelo con l'organizzazione dell'Unione Ciclistica Pistoiese, il primo cross di Santo Stefano, il primo Gran Premio P6. E quindi andiamo adesso a seguire anche l'epilogo di questa prova riservata alla categoria G4. In prima posizione conclude per i colori dell'Elba Bike Scott Nico Biagi. Secondo è Loris Costantini dell'Olimpia Valdarnese, terzo è Federico Tonarelli del Giovo Team Torpado, quarto invece Pietro Pieralli della Foscobessi di Calenzano e quinta posizione per Lorenzo Ducci del gruppo sportivo Borgonuovo Miglior. Questi primi 5 classificati della categoria G4, quindi ci apprestiamo a seguire l'ultima prova della short track mattutino per poi invece entrare nel vivo della giornata con le categorie maggiori partendo dalla G6 in poi. Sono tutti schierati in griglia, quindi tutti pronti per la partenza, anche i ragazzini e le ragazzine della categoria G5. Partenza subito molto veloce, c'è davvero tanta voglia di far bene per questi ragazzi, tanta voglia di farsi vedere, tanta voglia di competere l'un l'altro. Questo è anche il bello del ciclismo, il bello di questo sport e anche del ciclocross. Infatti, basti vedere con quanta grinta, quanta voglia di far bene questi ragazzi si contendino il successo in una prova che, come vi dicevo, non è di per sé competitiva e che però, giustamente, quando c'è una linea di arrivo c'è sempre la voglia di arrivare prima di un coetaneo e quindi di fare bene. Adesso davanti a tutti c'è Tommaso Zambonelli della Campi Bisenzio che ha fatto un bel vuoto alle sue spalle, seguito da Giacomo Gheri della Borgonuovo. E via via tutti gli altri che fanno parte di questa categoria G5 che, come vi dicevo, chiude il programma mattutino, il programma dello short track, quello delle categorie dalla G1 alla G5, e poi nel pomeriggio saranno gli atleti della G6, gli atleti della categoria esordienti, gli atleti della categoria allievi, quindi gli juniores, gli open, la categoria femminile e ovviamente i master, sempre molto presenti nel movimento ciclocrossistico,
con le varie categorie divise in due fasce, la fascia 1 che correrà con gli Open e la fascia 2 che invece prenderà il via assieme agli Juniores. Insomma, sarà davvero una bella giornata di sport che noi andremo a seguire. Transita in prima posizione sul traguardo Tommaso Zambonelli della Campi Bisenzio, davanti, lo vedete qui, sostenuto dal proprio dirigente Giacomo Gheri della Borgo Nuovo, quindi in terza posizione Alessandro Nannini, sempre della Borgo Nuovo, quindi Lorenzo Giovannetti della Mille Luci Ciclismo e Francesco Nardini della Garfagnana. Tra le ragazze invece prima posizione per Giorgia Giannotti della Garfagnana Mountain Bike, davanti alla compagna di squadra Azzurra Puccetti, quindi una prima e seconda posizione per le atlete della Garfagnana Mountain Bike. E a questo punto, archiviato lo short track, è la volta di andare a seguire le varie categorie, categoria G6, fin su agli Open. Un pomeriggio che seguiremo con la nostra sintesi. Eccoci qua, come vedete, cambiata la luce. Adesso un sole, ovviamente un sole di dicembre, quindi non è un sole alto, ma che riscalda in questa bella giornata tutti i presenti, tutti i partecipanti alla prima gara del pomeriggio, quella riservata alla categoria G6. E crescendo con l'età crescono anche le velocità, una partenza davvero brillante per i ragazzi e le ragazze della categoria G6. Sono in tre ragazzi e una ragazza, si tratta di Anastasia Soavi della Giovo Team Torpado. Vi dicevo, ve l'ho già ricordato nel corso di questa telecronaca, che questi ragazzi sono ancora dei giovanissimi, ma per pochissimi giorni, perché già dalle prossime gare, appena saremo nel 2016, quindi già dalla gara del 6 gennaio all'Ippodromo delle Capannelle, per esempio, questi atleti si cimenteranno nella categoria esordienti, quindi per loro già si inizia a respirare il clima del ciclismo interessante, quello delle categorie maggiori, e via via poi crescendo in questo bellissimo sport che li accompagnerà nel corso della loro carriera. Due giri di un tracciato ancora ridotto rispetto a quello che gli atleti affronteranno nelle prossime gare. Ovviamente il tratto più impegnativo è stato risparmiato, diciamo così, alla categoria G6, che per il momento sta percorrendo il primo giro, ma che tra non molto andremo a seguire sul traguardo, perché stanno pedalando davvero molto forte questi ragazzi e queste ragazze, nonostante la loro tenera età. Qui vediamo Anastasia Soavi, la ragazza che fa parte di questa categoria, pedalare con qualche difficoltà adesso, ma dicevamo una categoria ancora molto intermedia, quella dei G6, che solo il prossimo anno, tra qualche giorno, entreranno a far parte nel ciclismo agonistico vero e proprio. Il primo a concludere la prova è Michael Nesi della Garfagnana MTB, che conclude alzando un braccio al cielo. Secondo è Salvatore Chiariello della polisportiva Mille Luci Ciclismo, e terza posizione invece per Lorenzo Iacchi della ciclistica Val di Sieve. Tra le ragazze, la prima classificata è Anastasia Soavi del Giovo Team Torpado. E archiviata anche la prova dei G6, ci apprestiamo a seguire la batteria che racchiude insieme gli atleti della categoria esordienti maschile e femminile e gli atleti della categoria allievi. Sono 18 in questo caso i partecipanti. Il tempo di gara è di circa 30 minuti e quindi sarà sicuramente una bella battaglia tra questi ragazzi di due categorie diverse, che quindi partiranno ad intervalli l'uno dall'altra, ma che poi andremo a seguire nel corso della nostra sintesi insieme. E quindi ci sarà modo per andare a scoprire le belle pedalate di questi ragazzi. Partono gli atleti della categoria allievi e sfilano una prima volta sotto il traguardo. L'andatura è subito sostenuta e subito Filippo Repetti si porta al comando. L'abbiamo riconosciuto con la maglia dell'Elba Bike Scott. Partono anche gli atleti della categoria esordienti. Lì c'è da tenere d'occhio la maglia di campione regionale di Filippo Cecchi, che invece milita nel gruppo sportivo Butese. Partono anche le ragazze,
inquadrate nella nostra telecamera, e quindi a questo punto tutti gli atleti sono in gara per quanto riguarda le categorie esordienti ed allievi. Come vi avevamo anticipato, Filippo Repetti e il Babike Scott transita subito sotto il traguardo in prima posizione, seguito da un atleta della Fosco Bessi. Andiamo a vedere di chi si tratta. È Alduini, più indietro un altro atleta dell'Elba Bike. Si inizia quindi a fare la selezione. Arriva anche Dario Salvadori, adesso inquadrato dalla nostra telecamera. Ancora atleti della Polisportiva Mille Luci Ciclismo. Attendiamo la testa della corsa per quanto riguarda la categoria esordienti. Ecco qua Filippo Cecchi, maglia di campione toscano, già saldamente al comando nella prova della categoria esordienti. Arrivano anche altri atleti, questi che vediamo adesso inquadrati, sfilano anche loro sotto il traguardo, e a questo punto sembrano già due gare che dopo il primo giro sono già molto segnate, perché sia Repetti che Cecchi nelle due rispettive categorie allievi ed esordienti sono al comando. Qui andiamo a scoprire il tratto nuovo, quello che viene affrontato per la prima volta quest'oggi dagli atleti, quello impegnativo con questa salita che Repetti sta affrontando adesso bici in spalla, perché qui le pendenze sono davvero importanti e quindi è costretti a scendere dal mezzo meccanico. Ecco Repetti che passa davanti alla nostra telecamera, entra nella parte conclusiva del tracciato. Alle sue spalle vediamo ancora l'atleta della Fosco Bessi, che adesso si lancia in questo tratto in discesa. Guardate chi c'è in terza posizione assoluta: c'è Filippo Cecchi, che è il leader della categoria esordienti, che sta rimontando metro dopo metro e sta superando tanti atleti della categoria allievi partiti prima di lui. Davvero bravo Filippo Cecchi, atleta nato il 10 dicembre del 2002. Noi ancora sulla testa della corsa con Filippo Repetti, che affronta il tratto in salita bici in spalla. Bravo l'atleta dell'Elba Bike Scott, e alla sua ruota si sta cercando di portare, comunque al suo inseguimento sta cercando di portarsi Filippo Cecchi, il bravissimo atleta campione regionale toscano per quanto riguarda la categoria esordienti, che quindi ha superato tutti gli altri atleti della categoria allievi, e adesso si lancia in seconda posizione assoluta, però ha già un ampio margine di vantaggio su tutti gli altri esordienti in gara. Questo è ciò che lo interessa. Il successo, infatti, lo coglie battendo gli altri atleti. Qui vediamo la categoria esordienti d'oro nel secondo anno, con delle donne allieve. Qui vediamo inquadrata con il 46 e donna esordiente secondo anno, Vera Baldi, che milita nella squadra Ziraf del presidente Andrea Carlesi e della diretta dalla grande campionessa Svetlana Bubnenkova, che è presente quest'oggi e la vedremo anche nel corso della nostra sintesi. Presente perché seguire Cristina Stolbova, ma è seguire tutti gli atleti del team Ziraf presenti oggi, una grande campionessa presente in questa terra che l'ha adottata e che ormai in cui ha davvero tante, tanti amici nel mondo del ciclismo. Questa è la salita di cui vi parlavo. La salita impegnativa che costringe gli atleti a scendere dal mezzo meccanico. Vedete come, nonostante si vada a piedi, la fatica è davvero davvero tanta per questi ragazzi. Vari stili di affrontare la salita. Repetti, forse il più esperto, l'abbiamo visto salire con l'andatura classica da ciclocross, con la bici in spalla e riuscire quindi a fare più velocità. Questi atleti sono forse più giovani e più inesperti, magari sono anche più stanchi e devono spingere la bici. Certo che qui ovviamente aumenta anche l'attrito, perché la bici per essere spinta deve fare vincere la resistenza del terreno e quindi degli stili completamente diversi, mentre abbiamo visto prima Repetti tutto un altro passo nel tratto in salita con la bici classica in spalla, nell'andare alla caccia di questa vittoria che per lui potrebbe essere un'ennesima cavalcata vincente. L'atleta che milita nell'Elba Bike Scott, nato il 22 marzo
della 2000, quindi lo avevamo visto già in testa sin dalle prime battute. Adesso vedete qualche atleta, un piccolo problema in questa fase. Però il bello del ciclocross è anche questo, le cadute, le scivolate, perché poi è difficile anche incappare in incidenti gravi nel ciclocross, spesso si cade sull'erba e spesso non ci sono grandi conseguenze per questi ragazzi. Attendiamo la conclusione della prova riservata alla categoria allievi e quindi anche della prova esordienti. Tra gli allievi la bella vittoria di Filippo Repetti dell'Elba Bike Scott. Davvero, davvero bravo il ragazzo della formazione dell'Isola d'Elba, una delle compagini più titolate a livello nazionale. Transitato in questa squadra anche Simone Velasco, che adesso ha fatto carriera nel ciclismo su strada, passando professionista nella CSF Bardiani. Ancora altri atleti che concludono, attendiamo l'arrivo del primo atleta della categoria esordienti, così da poter festeggiare anche la vittoria di Filippo Cecchi, mentre conclude adesso Vera Baldi che vince la prova della categoria donne esordienti, mentre Martina Paladini vince la prova della categoria donne allieve, e ancora altri arrivi ed eccolo qua. Vittorioso Filippo Cecchi alza la ruota davanti, poi alza le braccia e lui vince nella categoria esordienti maschile. Quindi la vittoria di Repetti nella categoria allievi, di Cecchi nella categoria esordienti. Tra le donne abbiamo avuto Vera Baldi tra le esordienti e Martina Paladini tra le donne allieve in questa bella manifestazione. Andiamo ad ascoltare le interviste ai protagonisti di questa batteria. Filippo Repetti, una cavalcata solitaria dal primo all'ultimo metro in testa, una bella vittoria. Sì, oggi una bella vittoria, un po' come hai detto te in solitario, però è stata una gara faticosa, alla fine il percorso molto duro, all'apparenza sembrava facile, però il terreno era molto duro, colloso e anche il pezzo dietro era da fare a piedi, l'ostacolo, insomma, facile non sembra, molto impegnativo invece. Prossimi appuntamenti, si avvicina l'italiano di Monteprato. Sì, l'italiano a Monteprate, prima farò la gara a Roma delle Capannelle, l'ultima tappa Giro d'Italia per rifinire un po', come dire, la forma e poi i campioni italiani. Filippo Cecchi, hai rimontato tutti gli atleti della categoria allievi, tranne il vincitore, direi che soddisfatto. Certo, soddisfattissimo, dai. Percorso stupendo. Tecnico fa paura e benissimo così, mi sono divertito. Prossimi appuntamenti? Penso l'italiano, il campionato italiano e altre corse, però non lo so di preciso. È la volta di seguire le immagini relative alla prova riservata alla categoria juniores maschile, assieme a loro la categoria unica femminile e le categorie amatoriali cosiddette di fascia 2, vale a dire partendo dai master 4 e master 5, quindi i master over. Questa la prova che andremo a seguire con queste immagini, sempre all'interno del primo cross di Santo Stefano, primo Gran Premio P6. Abbiamo visto la ex campionessa di ciclismo, Svetlana Bubnenkova, che quest'oggi fa il tifo specialmente per sua figlia Cristina Stolbova, che partecipa all'interno della categoria unica femminile. Partono gli atleti della categoria juniores, riconosciamo subito le maglie della Ciclitaddei nelle prime posizioni del gruppo, partono anche gli amatori di seconda fascia. Gruppo ben numeroso questo nella zona della partenza e poi sarà la volta della prova riservata alla categoria femminile, l'ultima a partire, in cui grande favorita, la vediamo sulla destra del teleschermo già con qualche metro di vantaggio, è l'atleta dell'Isola d'Elba, vale a dire la forte atleta in casacca Vaiano Fondrest, che difende per l'occasione la maglia del Vaiano Fondrest, Alessia Bulleri. Isola d'Elba subito protagonista anche nella prova riservata alla categoria juniores. Parte subito molto veloce Giulio Galli, alle sue spalle si forma il terzetto composto dagli atleti della Ciclitaddei con Thomas
segatori, quindi abbiamo Alessandro Sereni e Samuele Bidini. Questo è il terzetto che insegue Galli, che per il momento fa la lepre e allunga sulla testa della corsa. Siamo nella prima parte del circuito, un circuito molto impegnativo con un dislivello notevole. Vediamo Galli in testa, seguito a breve distanza dal terzetto della Ciclita Dei. Queste sono le posizioni sulla testa della corsa riservata alla categoria juniores. Noi attendiamo anche il quarto atleta al passaggio, un altro atleta dell'Elba Bike. Si tratta di Kevin Biagi, Elba Bike Scott, la stessa formazione di Giulio Galli, che stanno affrontando queste fasi. Ovviamente anche il ciclismo amatoriale, con gli amatori di fascia 2 presente in questa prova. Amatori di fascia 2 che per il momento vedano in prima posizione Remo Bardelli del team Stemax. È un atleta che milita nella categoria Master 4 e che sta guidando la corsa per quanto riguarda gli amatori di fascia 2. E questa invece è la leader della prova femminile, vale a dire Alessia Bulleri. La vediamo inquadrata in questo tratto, l'atleta che pochi giorni prima, la settimana prima, era stata grande protagonista nel trofeo Mastercross SMP in Trentino, dove aveva perso la vittoria ad appena poche centinaia di metri dal traguardo. Oggi per lei sembra davvero tutto facile nelle prime posizioni, sin dalle battute iniziali ha fatto il vuoto rispetto alle più dirette avversarie, che comunque stanno facendo una bella battaglia. Qui vediamo Andrea Panconi, il presidente della Unione Ciclistica Pistoiese, che è la società organizzatrice di questo evento che è stato coordinato da Fausto Dainelli, grande appassionato di ciclocross, che ha voluto portare questa bella manifestazione. Attenzione che cambia la situazione in testa alla corsa juniores. Adesso Samuele Bidini ha raggiunto Giulio Galli, si forma quindi una coppia al comando, due atleti giovanissimi, due atleti al primo anno nella categoria juniores. Più indietro abbiamo visto Alessandro Sereni, arriva adesso Thomas Segatori. Questi atleti sono della Ciclita Dei, così come Samuele Bidini, che ha raggiunto Giulio Galli. A questo punto si mette in scena, si attende questa bella sfida. Arriva anche Kevin Biagi dell'Elba Bike, al momento in quinta posizione. Attendiamo anche il transito di questi atleti che sono doppiati. Vediamo la maglia della Ziraf di Cristina Stolbova, che è inquadrata dalla nostra telecamera in questo tratto molto impegnativo della salita, un tratto in cui si è costretti a scendere dal mezzo meccanico per spingere la bici in questa ripida ascesa che porta gli atleti nella parte finale del tracciato, in quanto poi si rientra nel tratto conclusivo del percorso. Si transita di fronte ai box e si va verso il finale di gara, il finale del giro. Transita anche questo atleta adesso inquadrato, anche le maglie dell'Unione Ciclistica Livorno Mamma e Papà Fanini. Noi lasciamo sfilare anche loro, arrivano anche altre maglie della Ciclita Dei, sono categorie amatoriali, ma tra questi due atleti c'è una scatenata Alessia Bulleri, che non solo ha fatto il vuoto nella sua categoria, ma sta man mano recuperando posizioni nei confronti di coloro, e mi riferisco a coloro che sono parte della categoria amatoriali, sono partiti prima di lei. Davvero brava Alessia Bulleri quest'oggi, davvero brillante la ragazza dell'Unione Ciclistica Vaiano, atleta che ha un passato ciclocrossistico importante, sempre grande protagonista, atleta che proverà a sfilare a Eva Lechner quella maglia di campionessa italiana che ormai porta in spalle da tanti anni. Tra qualche settimana sull'altopiano di Monteprat, nel campionato italiano organizzato dal grandissimo Daniele Pontoni, una delle colonne storiche del ciclocross italiano, ancora inquadrata dalla nostra telecamera, la brava Alessia Bulleri, che adesso è in una parte più semplice del percorso rispetto ovviamente a quella che avevamo visto in precedenza. Comunque è un percorso impegnativo che ha
ricevuto il applauso di tutti i partecipanti molto soddisfatti della gara. Attenzione perché sta cambiando la situazione in testa alla corsa. Abbiamo visto che non è più una coppia al comando, ma Samuele Bidini ha fatto il vuoto e ha staccato il bravo Giulio Galli, quindi solo al comando l'atleta della Ciclitaldei prova in tutti i modi a cogliere questa vittoria. In totale, i giri che affronteranno questi ragazzi sono 7, quindi Bidini ha fatto la differenza in questo frangente nei confronti di Giulio Galli, che è in seconda Che posizione. cena che Questi ipotesi? che vediamo adesso sono atleti Come doppiati. fai a dire? Attendiamo il passaggio di Succede. Galli, arriva la brava Cecilia Matteoli, che per il momento è seconda nella prova riservata alla categoria Donne Open, quindi alle spalle di Alessia Bulleri. Continuano i passaggi di fronte alla nostra telecamera in questo frangente, in queste fasi conclusive della prova riservata alla categoria Juniores, donne, categoria unica e ovviamente alle categorie amatoriali. Noi siamo sul traguardo perché ormai è imminente la conclusione della gara con gli stand della P6, con un altro grande amante del ciclocross come Pierluigi Poli. Arriva vittorioso Samuele Bidini alla maniera dei grandi su una ruota sola, e è il suo successo in questa prova riservata alla categoria juniores maschile. Attendiamo comunque la seconda posizione, che dovrebbe essere appannaggio del bravissimo Giulio Galli. Eccolo in fondo al rettilineo, merita tutti gli applausi del caso. Primo e secondo, due atleti del primo anno, e ce ne faranno vedere delle belle nelle stagione prossima. Questi due ragazzi completa il podio Alessandro Sereni, mentre vince la categoria Master 4, quindi gli amatori fascia 2, Remo Bardelli. Tra gli junior in quarta posizione Thomas Segatori, quinto è Kevin Biagi. Ancora un ricordo, il vincitore della categoria Master 5 è Stefano Campigli, categoria invece Elite Woman il successo di Beatrice Balducci, categoria Junior Woman la vittoria di Selene Soavi. E adesso attendiamo la conclusione, perché nella categoria Donne Open manca solo l'ufficializzazione, mentre conclude anche Andrea Panconi, manca solo l'ufficializzazione, ma la vincitrice è una grandissima quest'oggi, davvero inarrivabile, Alessia Bulleri. Conclude però in fondo al rettilineo, la vediamo, Cecilia Matteoli, che sarà seconda nella categoria Donne Open. La campionessa toscana juniores di ciclocross transita di fronte alla nostra telecamera. Ovviamente nel computo dei giri poi è la Bulleri ad essere arrivata prima. Noi stiamo seguendo adesso gli arrivi delle varie atlete, prima poi di andare ad ascoltare dalle voci dei protagonisti questa bella cavalcata di Samuele Bidini e di Alessia Bulleri, che ormai sta per concludere la prova. Concludono anche altri atleti sempre dell'Elba Bike Scott, e adesso manca davvero poco perché eccola qua la dominatrice della gara Open, Alessia Bulleri, conclude a pieni giri la prova di oggi, e quindi andiamo ad ascoltare le interviste. Samuele Bidini, una bella corsa, una bella vittoria, una sfida tra giovani, tra te e Galli, alla fine sei riuscito a vincere. Partito male, non me l'aspettavo la partenza subito veloce in questo modo. E piano piano ho recuperato al secondo giro, poi mi sono portato in prima posizione e l'ho tenuta fino alla fine. E ho battuto con Giulio Galli, faccio i complimenti anche a lui, bravo corridore. E ora siamo pronti per la gara più importante, che è l'italiano. E ci si prepara per quell'impuntamento lì. Domenica scorsa è ripartita bene, poi nel finale ricalata nel trofeo Mastercross. Quest'oggi non hai avuto problemi, prima dall'inizio alla fine. Sì, domenica scorsa stavo molto bene, poi tra l'altro il percorso era molto da mountain bike, quindi riuscivo a guidare molto bene e ero avvantaggiata. Dopo l'ultimo mezzo chilometro ho
ho subito un po' e sono arrivata a seconda per veramente poco. Oggi stavo bene, sono felice e son fiduciosa per i prossimi appuntamenti importanti. L'appuntamento principe, il campionato italiano si avvicina, non sarà facile, un percorso duro come quello di Monteprat, sfidare una come Eva Lechner, ma ci provi. Sì, sicuramente il percorso è molto duro, ho già corso l'anno scorso là e c'era il ghiaccio e la neve, quindi non è adatto proprio alle mie condizioni, comunque io sono pronta, Eva Lechner è una atleta molto forte, vediamo come andrà a finire. Prova conclusiva della giornata ciclocrossistica nel giorno di Santo Stefano, il primo cross di Santo Stefano, primo Gran Premio G6, ci troviamo con le immagini a seguire, l'ultima gara di giornata, quella riservata alle categorie Open, alle categorie Master Fascia 1, quindi la prova che conclude una bella giornata di sport organizzata dall'Unione Ciclistica Pistoiese presso la località 44esimo parallelo. Sono già schierati gli atleti in griglia, ci aspettiamo una bella battaglia tra Michael Capati e Riccardo Ridolfi, sono i due che partono sulla destra anche in virtù del punteggio acquisito nelle precedenti manifestazioni, infatti è così che si vanno a comporre le griglie per quanto riguarda la corsa. Attenzione, è partito fortissimo un altro Capati, vale a dire Eros Capati, che è partito davvero molto molto forte in questa fase. Dietro invece partono gli amatori di fascia 1, numerosi anche quest'oggi coloro che svolgono questa attività nel settore amatoriale, i master. Vediamo una partenza velocissima, una partenza un po' lenta invece per Mirko Balducci, che è contraddistinto dalla maglia di campione italiano. E questo è il campo gara, una bella giornata di sole mentre la Appiana soffriva sotto una folta nebbia, e come vi avevamo detto, subito una bella battaglia alle spalle di Eros Capati, che è stato il primo a scattare. Dietro la battaglia tra Riccardo Ridolfi e Michael Capati, sono i due atleti più attesi, sono coloro che hanno un punteggio più alto per quanto riguarda il ciclocross tra i partecipanti della gara. Qui vediamo Eros Capati, questo è un punto particolarmente tecnico del percorso, infatti questo tornante a destra in forte contropendenza metterà a dura prova a tutti gli atleti. Vediamo Ridolfi in seconda posizione, Michael Capati in terza, arriva in quarta piazza l'atleta della Pistoiese Nicola Parenti con la maglia di campione regionale toscano, poi vediamo anche con la casacca della Cipollini quelli che sono gli atleti del team Palazzago Fenice, e sono i due fratelli Colonna, vale a dire Yuri e Nico Colonna, che quest'oggi si divertono nel affrontare il ciclocross nelle strade di casa. Infatti anche loro risiedono in una parte della provincia di Pistoia, non a questa ma a pochi chilometri diciamo dal luogo in cui si trovano. Questo che vedete adesso inquadrati è invece Emanuele Pizzo, mentre continuano i passaggi di fronte alla nostra telecamera. Avete visto qualche atleta un po' in difficoltà in quella curva, in quel tornante a destra in forte contropendenza che mette molto a dura prova gli atleti. Qui vediamo, attenzione, Mirko Balducci, che per il momento non brilla, ma se lo conosciamo bene sicuramente darà spettacolo in seguito. Lui che è un grande appassionato di ciclocross, un grande amante di questo sport, e lui che non manca mai di far vedere grandi prestazioni in questa specialità, nella specialità delle ruote grasse, che sta un po' vivendo una seconda giovinezza con tante tante manifestazioni che si svolgono in giro per l'Italia. E le manifestazioni più importanti, vale a dire il campionato italiano in programma a Monteprat, mentre vedete ancora Eros Capati in testa, qualche momento di difficoltà per lui, arriva la coppia formata da Ridolfi e Michael Capati. Dicevo, il campionato italiano in programma a Monteprat in Friuli, poi l'appuntamento con i campionati del mondo a Zolder il 30 e 31 gennaio, sono queste le date più importanti. Si sono già svolti i campionati europei, si sono svolti in Olanda nel mese di novembre, e per la prima volta nella storia del ciclismo, della
Unione Europea di Ciclismo, sono state assegnate le maglie di campione europee anche alla categoria professionisti. Sarà così anche per tutte le altre discipline. Ovviamente il cross inizia la stagione 2016 in anticipo e quindi i titoli ciclocrossistici della specialità per quanto riguarda il titolo europeo sono già stati assegnati, e per la prima volta nella storia del ciclismo sono state assegnate le maglie di campione europeo alla categoria maggiore, alla categoria professionisti. Qui vediamo intanto Nicola Parenti invece della Unione Ciclistica Pistoiese, per il momento si trova in quarta posizione, e vedete che Mirko Balducci, dopo una partenza un po' in sordina, sta già iniziando a recuperare nei confronti della testa della corsa. Ovviamente sono corse nella corsa, in quanto i due capati assieme a Ridolfi stanno lottando per quanto riguarda la categoria Open, mentre Balducci sta lottando per quanto riguarda le categorie di Master Fascia 1. Continuano a pedalare molto forte adesso gli atleti in questo tratto. La prima parte del tracciato presenta questo passaggio molto suggestivo, e poi gli atleti transiteranno dai box per andare ad affrontare la seconda parte molto impegnativa, con la salita che abbiamo visto anche nelle gare precedenti, in cui spesso gli atleti sono costretti a scendere dalla bici ad affrontarla a piedi. Vedremo se gli atleti più forti, quelli che sono in gara in questo momento, sapranno fare diversamente. Intanto vediamo che Fratelli Runzas nelle fasi calde della gara, in questo tratto molto ben suggestivo, molto ben allestito da parte degli organizzatori, da parte di coloro che hanno allestito questa bella manifestazione. Quindi mi riferisco a colui che ha coordinato l'organizzazione, Fausto Dainelli, all'Unione Ciclistica Pistoiese. Ma attenzione, perché Riccardo Ridolfi si è tolto dalle spalle Michael Capati, si è portato su Eros Capati, che era alla comando. Adesso il laziale della Promo Cycling, un terzetto di laziali quello che sta guidando la corsa, prova a fare la differenza, un po' in difficoltà i due Capati. Vedremo se riusciranno a ricucire lo strappo che Ridolfi è riuscito a fare nei confronti del resto dei partecipanti. L'attacco dell'atleta della Promo Cycling, formazione in cui milita anche Cristian Cominelli, un atleta che è tornato a grandi livelli dopo un periodo difficile, vincendo anche due tappe quest'anno del Giro d'Italia di ciclocross. Ha vinto la tappa dell'Isola d'Elba e ha vinto la tappa di Pescia Romana. Abbiamo visto transitare Mirko Balducci, che nel frattempo ha superato Nicola Parenti. Fanno parte, come vi dicevo, di due categorie ben distinte, ma è da sottolineare la bella rimonta di Mirko Balducci. Ci avviamo quindi ad una fase centrale di corsa davvero molto interessante, con la sfida nella sfida, la sfida quella nella categoria Open, che vede i protagonisti i cugini Capati assieme a Riccardo Ridolfi, e ovviamente la bella rimonta che invece sta portando avanti Mirko Balducci, che milita nella Lifestyle Racing Team ed è un grande specialista per quanto riguarda il ciclocross. Ancora altri passaggi di fronte alla nostra telecamera, anche gli atleti delle categorie maggiori affrontano questo tratto, uno dei più impegnativi del tracciato bici in spalla. La pendenza è davvero notevole in questo frangente, una pendenza che telecamera non ci mostra nel suo pieno, in quanto, come ben sapete, schiaccia l'immagine, quindi non riusciamo a percepire la vera difficoltà di questo tratto. Ma vi assicuro che è davvero molto impegnativa questa rampa che porta gli atleti nella parte finale del tracciato, e che per il momento sta facendo scendere di bici tutti quanti, tutti gli atleti più in forma e anche coloro che ovviamente inseguono. Vi ricordo che stiamo seguendo le immagini del primo ciclocross di Santo Stefano, primo Gran Premio P6, prova organizzata dall'Unione Ciclistica Pistoiese presso il 44esimo parallelo, e ha visto un centinaio di partecipanti, una bella riuscita per quanto riguarda questa manifestazione.
che è la penultima del calendario ciclocrossistico in Toscana, l'ultima per quanto riguarda il 2015, in quanto siamo ormai alla fine di questo anno solare, mentre la stagione proseguirà anche nel mese di gennaio con altre prove e un'altra prova che farà parte del calendario toscano, oltre che ovviamente, come vi dicevo in precedenza, ai campionati italiani e ai campionati del mondo che saranno in programma, i primi nella prima parte del mese di gennaio e i secondi alla termine del mese di gennaio. Una prova che adesso sta entrando davvero nel vivo e che ha vissuto in un momento di sfortuna per quanto riguarda Riccardo Ridolfi, che è stato costretto ad un guasto meccanico. Eccolo inquadrato, rientra in box sconsolato, peccato davvero perché stava dando vita con Capati ad una bella battaglia. Questo ovviamente spiana la strada a Michael Capati, che adesso è al comando, seguito da Mirko Balducci. I due, come vi dicevo, non sono nella stessa categoria, però a questo punto Balducci, dopo aver rimontato tutti, vuole superare anche Capati, vuole portare la vittoria anche a livello assoluto in questa gara, mentre adesso stiamo seguendo le palanche, il tratto in cui si scende dalla bici per affrontare gli ostacoli artificiali che sono stati allestiti da parte dell'organizzazione di questo primo cross di Santo Stefano, primo Gran Premio P6, che quindi vede in testa adesso questa coppia, due categorie diverse, quindi entrambi stanno guidando la loro gara, vale a dire Mirko Balducci e Michael Capati. Adesso Balducci si porta per la prima volta al comando e affronta anche lui il tratto con gli ostacoli artificiali, così come Capati. Stanno praticamente per transitare sotto l'arrivo, la terza posizione è ancora appannaggio di Eros Capati, che è stato molto bravo nella prima parte quando ha provato la fuga solitaria. Adesso sta forse un po' pagando lo sforzo dell'impegno che ha sostenuto nella prima parte di gara. Eros Capati che comunque ha fatto da punto d'appoggio per l'attacco di Michael, che poi, come vi dicevo, è stato anche favorito dalla fortuna che quest'oggi non ha voluto bene a Riccardo Ridolfi, che lo ha piedato. C'è da dire che Capati in altre occasioni aveva avuto una bella dose di sfortuna anche lui. Mi ricordo qualche mese fa a Petrignano di Assisi, si trovava in testa nel corso dell'ultimo giro ed era stato costretto da un copertone, da un tubolare che era uscito dalla ruota, a perdere la vittoria. E quest'oggi forse la fortuna si sta rifacendo indietro, si sta dando a Capati ciò che gli aveva tolto in passato. Capati che comunque viene da un periodo estivo non facile, problemi di salute, un'operazione, adesso sembra comunque veramente tornato ai grandi livelli. Nel caso di una vittoria sarebbe la sesta in questa stagione invernale 2015-2016, un atleta che comunque svolge anche attività su strada, un atleta che vince sin dalle categorie inferiori, è davvero uno dei più forti atleti per quanto riguarda il ciclocross del centro Italia e verosimilmente sarà lui a vincere per quanto riguarda la gara open, mentre per quanto riguarda la prova della categoria Master Fascia 1 non ci sono anche in questo caso troppi dubbi, perché Mirko Balducci si trova a lottare addirittura per il successo assoluto e ha staccato notevolmente tutti gli altri, e quindi Mirko Balducci, davvero una bella prova quella dell'atleta della Lifestyle Racing Team, un atleta che è una classe 1978, lui che quando ci sono poi le prove a livello nazionale si trova a combattere con un altro laziale molto forte, vale a dire Massimo Folcarelli, e con il quale Folcarelli milita in una categoria maggiore, ma entrambi sono all'interno della prima fascia, e con il quale hanno fatto davvero delle belle battaglie. E nel frattempo Mirko Balducci ha staccato anche Michael Capati, quindi vuole anche il successo per quanto riguarda l'assoluto di questa batteria, vuole giungere solitario sul traguardo Mirko Balducci. Ha staccato anche Michael Capati in questo finale di corsa, in questo finale della prova Open e Master Fascia 1 per quanto riguarda il ciclocross
di Santo Stefano, primo Gran Premio P6, organizzazione a cura dell'Unione Ciclistica Pistoiese. Suona la campana, inizia l'ultimo giro per questa gara, davvero ultime battute con la segreteria di Cristian Ferrari, che ha fatto davvero un ottimo lavoro in questa stagione invernale, grazie anche alla collaborazione con la Federazione Ciclistica Italiana, Comitato Regionale Toscano, un ciclocross che sembra finalmente in crescita anche in terra toscana, dopo che negli anni scorsi avevamo pagato un po' la differenza rispetto alle altre regioni del centro Italia. Nel frattempo eccoci qua con la vittoria di Mirko Balducci, che alza le braccia al cielo, coglie il successo nella categoria Master 2, vince quindi la fascia 1 dei Master, arriva anche Michael Capati, per lui la vittoria nella categoria Open, la sesta vittoria stagionale per Capati. Per quanto riguarda il secondo posto nella categoria Master 2 appannaggio, scusate, nella categoria Open e appannaggio di Eros Capati, mentre se andiamo a vedere la categoria Master 3, la vittoria è andata a Mauro Bartoli, nella categoria Elite Sport la vittoria di Lorenzo Guidi. Questo il riepilogo, considerando anche la categoria Master 1, il successo di Marco Corsini, e così abbiamo una chiave più chiara. Qui vediamo un comunque bravissimo terzo classificato nella categoria Open per Nicola Parenti dell'Unione Ciclistica Pistoiese, quindi la formazione che ha organizzato questa manifestazione, lui che veste la maglia di campione regionale toscano, quindi anche un motivo per sorridere da parte della società organizzatrice, che coglie un importante terzo posto nella gara più prestigiosa della giornata. Continuano gli arrivi, ma davvero ormai siamo in conclusione. Una bella giornata di ciclismo che tutti i partecipanti hanno onorato con merito, un percorso disegnato su un tracciato davvero impegnativo che ha esaltato i più forti ciclocrossisti del centro Italia. Un bravo va a Fausto Dainelli e a tutti i suoi collaboratori, un ringraziamento alla P6 che ha contribuito come sponsorizzazione, all'Unione Ciclistica Pistoiese che si è fatta carico della organizzazione tecnica. Mirko Balducci, un successo strepitoso quest'oggi, non solo la vittoria nella prima fascia ma anche la vittoria assoluta, un percorso bello impegnativo. Ma sì, sono contento perché il percorso era bello impegnativo, ma ricalcherà quello dei campionati italiani dei Monte Prat fra due settimane, quindi io, essendo un biker di origine, su un percorso così sono particolarmente a mio agio. Oggi devo essere sincero, sono venuto qui per vincere perché dovevo fare una dedica particolare, e la dedica particolare sono perché oggi è il compleanno di mio babbo, compie 60 anni proprio oggi, quindi ci tenevo non solo a vincere la categoria ma a vincere la gara assoluta per dedicargli questo successo. Lui mi ha portato in questo ambiente, quindi dopo tanti anni sono sempre qui a lottare con i migliori specialisti, sono contento e ci tenevo a dedicargli questa bella vittoria. Michael Capati, è arrivata un'altra vittoria, una stagione invernale positiva alla tua, un bel duello con Ridolfi, poi sei stato un po' baciato dalla fortuna. Sì, dai, quest'anno sta andando molto bene nel ciclocross, ho iniziato che dovevo prendere un po' di forma e invece niente, adesso ultimamente ho ripreso una bellissima forma, infatti nelle ultime gare sto andando veramente molto bene. Oggi era veramente una bella battaglia tra mio cugino Eros Capati e Ridolfi, e poi sì, dai, un po' di fortuna ci sta, anche perché l'altra volta a Petrignano sono stato sfortunato io con Giovanni Gatti e oggi diciamo è tornato un po' di fortuna a me. E dopo una pausa dovuta a problemi di salute quest'estate, adesso finalmente le cose stanno andando bene, c'è l'appuntamento a Monte Prat, pensare alla maglia tricolore è un sogno importante, un sogno magari difficile, però sognare è bello. Sì, sicuramente, dopo questo stop quest'estate dovuto all'operazione è stata dura ripartire. Adesso che vediamo che la forma c'è e che pian piano ci stiamo avvicinando sempre tra la top 5 in Italia, tra gli under, allora ai campionati italiani potremmo veramente sperare in un bel podio e perché no, si sogna sempre la maglia tricolore. Andrea Panconi e Fausto Dainelli, organizzatori di questa bella giornata di ciclocross, un esperimento perfettamente riuscito con tanti partecipanti, un percorso che è piaciuto, Andrea l'ha fatto in bicicletta quindi ci può anche dire com'è. È molto duro, non pensavo che Fausto mettesse in piedi un qualcosa di così, diciamo, spettacolare, veramente una manifestazione riuscita da tutti i punti di vista.
ci sono stati tanti partecipanti, tanti bambini, quindi grossi complimenti vanno fatti a Fausto, che si è dato da fare tutta la settimana a preparare il campo di gara. Fausto, un percorso che è piaciuto a tutti, una bella giornata. È bello del ciclocross che in un solo giorno si racchiudono tutte le categorie, dai G1 ai professionisti, passando per gli amatori. Insomma, questo ciclocross che cresce sempre di più. Sì, di questo sono contento perché sono un fautore. Da quando Leo Tronconi ha organizzato la prima manifestazione in Toscana del Rampichino, ho sempre partecipato con le squadre e le categorie che allenavo all'epoca e quindi credo molto nella multidisciplinarietà. E credo che specie in inverno per gli stradisti fare il ciclocross come preparazione possa servire molto. Senti, un ringraziamento alla fine di questa bella giornata c'è da farlo a tutti i volontari che hanno collaborato con voi e agli sponsor. Sicuramente sì, uno su tutti Pisaneschi Sandro, perché senza di lui non sarebbe stato possibile mettere su un impianto a questa maniera. Ci ha fornito i premi, ci ha fornito l'attrezzatura per tracciare il percorso, è stato presente stamattina e ne sono stato contento con i bambini, quindi la prima persona da ringraziare sotto il profilo degli sponsor è sicuramente lui. Non da meno comunque anche la Moto Officina Zampini, il centro Conad del Viale Adua e il ristorante La Diligenza. Dopodiché un particolare grazie al ristorante Il 44esimo che ci ha ospitato, ci ha dato la sala per la premiazione, per la verifica licenze, ha accolto spero in maniera gradita tutti quanti e quindi ringrazio veramente tutti.